Ciao ragazzi, buongiorno a tutti e benvenuti sul mio canale Cantare in Libertà. Eccoci qui con Gabriele Cancone. Salve ragazzi. Che è oggi qui a lezione. Prima di cominciare la canzone, insomma, che avete visto nel titolo, Amandoti, di Giovanni Lillo Ferretti, scritta da, vi ricordate, CCCP, bellissimi. Poi portata alla ribalta, vabbè, da Gianna Nannini, eccetera, hanno fatto anche i Maneskin. Però prima di cantare il brano vi diciamo un attimo velocemente la storia di Gabriele, perché può tornare utile magari a qualcuno che ci si può ritrovare in questo. Allora, Gabriele pensava di essere stonato. Eh sì. Ed è vero. È così, se no non avrei bussato alla porta. No, non è vero. In realtà lui ha una voce molto profonda e un basso. Proviamo. Esatto, è un basso, no? Quindi, avendo amici che cantavano delle canzoni, tra virgolette, normali, cantando insieme lui non riusciva mai a cantare nella tonalità, diciamo, anche maschile, però comunque un po' più alta, sapendo che una voce da basso è comunque una rarità tra tutte le voci. Infatti, se tu vedi i cori, che sono 50 persone, tre bassi, 47 tra soprani, però i bassi sono sempre quelli più rari. Quindi stai dicendo che sono un bambino speciale. Esatto, tu sei un bambino speciale. Sono un bambino speciale. Esatto. E quindi, cercando di cantare nelle tonalità normali, diciamo di, che ne so, dimmi qualche canzone che... Tu canti la musica popolare soprattutto. Sì, sì. Musica... Sì. Quindi anche nella musica popolare, volendo cantare delle canzoni alte, comunque tu non ci riuscivi mai. E quindi ovviamente gli altri dicevano: Gabriele, stai zitto, no? Sei stonato, non sei capace. E quindi per tanti anni tu hai avuto questa convinzione di essere stonato. Sì, mi hanno denigrato. Ti hanno denigrato. Mi hanno denigrato. Fino a che poi gli hanno detto, vabbè, fammi chiedere a questo qua se c'è un rimedio, qualche cosa. Insomma, l'ho ascoltato, fantastica voce, bellissima. E quindi magari a volte, se non si conosce il proprio range vocale per bene, si può, diciamo, incorrere in questo errore, cioè pensare di essere stonati. Ad esempio, se sei una ragazza e vuoi cantare Mina e non ce la fai, puoi pensare di essere stonata. In realtà magari hai la voce di Maria De Filippi. Facciamo entrare Tim, che è quasi un maschio. Quindi non ce la puoi fare, bisogna adattare le basi alla propria, al proprio range vocale. Questo l'abbiamo detto tante volte in tanti video, quindi, però è una cosa molto molto importante. Ora vi faccio ascoltare questa canzone tenendo presente che comunque Gabriele è da poco che ha conosciuto il proprio range, quindi comunque stiamo sviluppando anche l'orecchio musicale, perché prima in realtà aveva difficoltà nell'intonazione, però piano piano stiamo migliorando e quindi proviamo a fare questa canzone e vediamo che cosa ne esce fuori. Siate buoni. Siate buoni. Andiamo. Canta, 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 cantare in libertà. Ok, andiamo. Amarti ma fatica mi svuota dentro qualcosa che assomiglia a ridere nel pianto. Amarti ma fatica da malinconia, come facci la vita, e la vita la mia, amami ancora, fallo dolcemente, un anno, un mese, un'ora, perdutamente. Amarti mi consola. Le notti bianche.
Ricordati che qua alziamo di un'ottava, quindi okay, amami ancora, bello, vediamo che si può fare, provaci, va. Amami ancora, esatto, fallo. Se fare perdutamente oppure perdutamente, la seconda, sì, allora facciamo di nuovo, facciamolo, un anno, un mese, un'ora, perdutamente, rimani un po' più su, tanto ho detto di fare quello, poi farò l'altro, va bene. Vediamo. Cambiare subito, certo, l'ottava, sì. Proviamo a farlo a mente, direttamente, okay, nelle profondità, okay, dell'inferno. Vediamo, andiamo da perdutamente. Ora... C'è difficoltà nel fare i passaggi ancora quelli repentini, quindi subito su e subito giù, però io direi che la strada è questa, e commentate se avete avuto lo stesso tipo di problema con la vostra voce, tipo che non la riconoscete, se avete delle difficoltà scriveteci nei commenti e diteci che c'è una speranza, se anche hai la per voce questo... come la mia, non sentirti solo. Ciao a tutti. Ciao belli.